Facciamo entrare subito l'ospite, credo che una brevissima presentazione sia d'obbligo, lo faccio entrare. Tullio, ci sei? Sei pronto? Ok, eccolo qua. Eccolo Tullio. Ciao Tullio. Ciao, ciao Gianluca, ciao a tutti. Come vi chiamate voi? Ma io, diciamo, ho trovato più che altro rovers legati, diciamo, Ok. alla cosa, al nome del progetto, però in realtà è complicato non trovare sempre il nome da additare poi alle varie community, ma mi piace ecco in questo caso utilizzare Rovers che lo stanno È utilizzando bellissimo. fino ad ora. Infatti, ciao a tutti, ciao Rovers e anche ciao agli FNauti, perché penso che qualcuno, insomma, della mia nuova community sia già presente, o comunque so che arriverà, ecco, quindi lo anche Sì. loro. Sicuramente si staranno ora un attimino abituando a questa nuova cosa, a questo nuovo spazio. Direi di già qualche altro commento. Quindi ciao a tutti, ciao Nicola. E allora, Tullio, prima di iniziare, ci sono due cose importantissime da dire. Ti rubo un minuto e poi diamo inizio alla Vai, nostra vai, vai. super chiacchierata, che sono due cose a cui tengo particolarmente, anche per chi ci segue, poi saranno di vitale importanza, perché quando si parla di opportunità per poter una volta crescere, nel secondo caso anche arrivare a fare magari una mostra e alcuni eventi, diventa di vitale importanza oggi nella vita di un fotografo. E quindi ho da dirvi semplicemente che ci sono due eventi attivi, di cui io sono media partner. A sinistra abbiamo il Sanremo Stream Photo Festival e a destra il Pisa Street Photo Festival, due eventi organizzati da amici che mi hanno coinvolto anche quest'anno. La prima volta per il Sanremo, visto che è il suo primo anno, il secondo anno invece per il Pisa. Sono aperte le calle per le vostre immagini, per i vostri progetti. Addirittura per il Sanremo Street Photo Festival ci sarà una serata dedicata totalmente alla presentazione dei vostri progetti fotografici già stampati. Quindi, se avete voglia, date un'occhiata ai due eventi. Sono disponibili nella categoria Mostre e Concorsi di Street Rover. Basta fare una ricerca e li trovate super mega disponibili. Seconda cosa, non meno importante di questa, vi ricordo che è possibile iscriversi gratuitamente alla community di Street Rover e quindi entrare a contatto con me, con tutti gli altri appassionati tramite il forum. Potete farlo gratuitamente inserendo solamente la vostra email oppure abbonandovi e quindi aiutandomi un po' a sostenere tutti quelli che sono le piccole spese di questo sito. Abbonandovi potete poi approfittare di diverse tipologie di contenuti extra che vi aiuteranno nel vostro percorso e sono sicuro vi torneranno molto molto utili. Mi raccomando, dategli un'occhiata anche perché è una cosa super mega veloce. Trovate tutto come è qui scritto qui sotto sulla categoria membership, comunque abbonati. Ok, Tullio, ti ho rubato anche troppo spazio. No, Direi grazie. di partire un po' da quello che è l'inizio, no? Del tuo percorso, perché un po' andando a scandagliare, non ci sono tante informazioni su di te online, quindi sicuramente ora tu li aggiungerai, ti farai un sito privato, quindi ci sarà sicuramente tanto altro materiale, però quello che traspare fin da subito è che tu ami l'arte, sei vicino all'arte perché parti con la musica, poi arriva la fotografia, ci siamo raccontati anche prima che tu hai passato anche continui a scrivere, a produrre libri, quindi diciamo ti muovi da diversi settori, in diversi settori che poi in realtà sono molto simili fra di loro, perché non è la prima volta che incontro persone che lavorano o che hanno la passione per la musica e per la scrittura che poi fotografano. Quindi raccontami un po' le principali tappe, no, del tuo percorso artistico in generale e poi come giungi alla fotografia, che è sempre una bella cosa conoscerlo. Ma guarda, io nasco, ecco, adesso qui si vede in realtà il motivo per cui mi sono avvicinato alla scrittura adesso alla fotografia. No, io nasco balbuziente, partiamo da qua. E questa cosa in realtà ha fatto sì che da piccolo io avessi mia madre che, siccome per me parlare era difficile, e io lo vivevo come un handicap inevitabilmente. Mi dava l'opportunità comunque di esprimermi con carta e penna. Questa cosa me la sono portata dietro sempre, no? Quindi ho iniziato prima con la musica, perché poi il tempo in musica mi ha aiutato tanto anche a imparare un ritmo nel parlando, però nella necessità di volermi esprimere ho iniziato, ecco, proprio prima con la musica, facendo il cantastorie, diciamo così. Questo è stato il mio approccio all'arte, un approccio che nasce comunque sempre da casa, perché poi i miei genitori avevano due librerie e quello è sempre stato il mio hobby preferito.
di stare in libreria dai miei genitori e leggere. E questa cosa, insomma, grazie anche agli studi umanistici che ho fatto da piccolo, mi hanno messo in condizione di studiare un po' materie diverse. Sono stato comunque sempre, mi sembra strano che ci siano poche informazioni su di me online, perché in realtà so che c'è di tutto e c'è di più, però sì, c'è poco come fotografo, c'è Fotograficamente poco. parlando, ovviamente. Come fotografo c'è poco, ma in realtà è un po' deriva anche dalla gioventù che ho, Ok. dalla giovinezza nella fotografia, perché poi in realtà in maniera specifica fotografo da saranno 3 anni, sono 3 anni che ho affrontato la fotografia in maniera più professionale, ma sempre come forma di espressione. Un altro motivo, ce lo siamo già detti prima, per cui si trova poco su di me online, perché poi in realtà io questo mio progetto fotografico non è un progetto individuale, ma in realtà è un progetto che nasce e voglio che cresca come F4.0, cioè come una community che nasce per la street photography, quindi per la divulgazione della street photography, così come la intendo io, cioè molto come arte, ma prevalentemente come cultura, perché poi anche qui c'è una bella differenza tra classificare la fotografia come arte o classificarla come cultura. E quindi questo è il motivo per cui in realtà si vede poco come progetto Noir, fotografo progetto Noir. Progetto Noir è, se vogliamo così, tra virgolette, permettetelo, un artista in erba, ma musicista, cantante, cantautore. Molto, molto rock, ma se vogliamo molto punk, e scrittore, quello sì. Questo è il progetto Noa. F4 in realtà è la mia fotografia ed è il modo in cui vorrei parlare io di fotografia. E ne parlavo prima con uno dei miei, diciamo, co-founder di F4, si chiama Nicola, lo saluto, che mi diceva: Tullio, ma sei emozionato, no, per questa intervista stasera? Assolutamente, ovviamente sì, insomma, poi spiegheremo anche il perché, ma prevalentemente sono orgoglioso perché ad oggi F4 è già una piccola realtà, e infatti voglio ringraziare tutti quanti i miei FNauti che mi hanno dato fiducia e stanno ogni giorno mi stanno dando delle soddisfazioni immense, perché continuo ad imparare da ogni loro scatto. Sembra che io non li guardi o che non sia attento in realtà alle loro produzioni, ma devo dire la verità, le vedo tutte e sono veramente felice che ci siano dei fotografi all'interno che sono per me fonte di ispirazione oltre che di insegnamento ogni giorno. Ok, questa qua è una parte che ora vedremo di approfondire, Tullio. Mi piacerebbe un attimino, prima di arrivare a quello che poi sicuramente sarà qualcosa che è stato, che diciamo derivato da anche una tua scelta personale di voler dedicare gran parte del tuo tempo a questa cosa rispetto al produrre immagini. Ma le tue prime immagini no, perché noi parliamo spesso, quasi parli di fotografi di strada, anche se poi abbiamo spesso ampliato su altri settori. Ecco, come ti sei avvicinato al genere e quando poi hai percepito l'importanza un po' di abbandonare la parte di creazione di immagini e dedicarti invece a quella di visione di immaginari altrui? Ma tu vuoi veramente che io risponda a questa domanda? Perché cioè, lo sai che io poi. Allora, prima di tutto c'è da dire una cosa: bisogna capire fino a che punto mi posso spingere oltre l'ortodossia. Cioè, ogni tanto posso dire una parolaccia oppure No, no? Ho vai, dei le limiti, parolacce disponibili. questo perché lo devi dire tu? Magari No, le perché io bestemmie non lo sono. so perché su YouTube non No, sono non le molto bestemmie, gradite. no, A non le posto. bestemmie, non sono. Insulti là? Oh. Cioè insulti, parola ce li puoi dire voi. Vai Ogni tranquillo. tanto qualche bestemmia fra me e me la tiro, anzi più di una, però. Evito di farla in pubblico perché quello, offendere qualcuno non mi va. Però parolacce sì ne dico, ma ne dico perché sono una persona estremamente schietta e non sono un grande moderatore, no? Soprattutto nei toni. Che ti devo rispondere? Il motivo per cui ho deciso di dedicarmi più
alla divulgazione della street photography piuttosto che alla produzione mia personale, perché sento dire ogni giorno un sacco di stronzate sulla street photography. E purtroppo io la tratto in maniera il più oggettiva possibile, anche se la street photography non è oggettiva, e questa cosa va capita. Siccome la gente ne parla come se fosse una scienza, e ognuno, tutti quelli che parlano di street photography ne parlano come se fosse la loro scienza. Io mi ricordo, c'avevo degli amici all'università che studiavano ingegneria, e parlavano di questa materia che è assolutamente difficilissima, no? Vabbè, fai conto fosse matematica, ma in realtà, insomma, per fare un esempio. E c'erano questo professore che era terribile, di cui tutti quanti avevano paura. Era l'ostacolo più grande da affrontare per laurearsi. E all'università, a un esame, uno di questi miei amici va a sostenere l'esame dopo aver sostenuto lo scritto e superato brillantemente, orale sostenuto in maniera assolutamente brillante. Il docente gli fa: "Allora, ricordati che la matematica la conosciamo in due." E già questo amico, capito, si è voltato verso la platea, no? Già, capito, era convinto di aver superato l'esame. Il professore fa: "Io e Dio." E lo boccia. Ecco, il problema è che oggi chi parla di street photography è come quel docente universitario. La street photography la conosco io e Dio. E allora queste stronzate purtroppo mi sono messo in gioco anche io, dove voglio trattare la street photography nel modo più oggettivo possibile. La street photography non è niente di oggettivo, non è reportage, è tutta un'altra cosa la street photography, ed ha a che fare con se stessi, è il modo in cui ognuno di noi guarda in mezzo alla strada, guarda attorno a sé. Quindi paradossalmente io la posso vedere in un modo e posso dargli un'immagine o un tono, e tu la puoi vedere in un modo assolutamente differente. Siamo stati a Napoli a fotografare con Nicoletta e Nicola, proprio i miei due co-founder di F4, e ci siamo trovati, perché poi inevitabilmente quando si esce a fotografare insieme, che vuoi, su 10 scatti 8 sono scatti uguali, ma in Certo. realtà, o meglio, più che 8 scatti uguali, sono 8 scene uguali. Però la stessa fotografia fatta da tre persone ha tre significati completamente diversi. Questa è la street photography. Non c'è niente di oggettivo, perché se volessimo raccontare qualcosa in maniera oggettiva staremmo parlando di un'altra cosa. E io lì non direi nulla. Lì probabilmente ci sono le scienze, no? Cioè, se vuoi fare il ritrattista, ci sono delle scienze. Se vuoi fotografare col flash, e lì ci sono delle regole e delle tecniche che, per carità, poi la fantasia ti permette anche di raggiungere tanti risultati simili. Però lì ci sono delle regole che sono ben precise. Nella street photography non ci sono. E se vogliamo mettere delle regole nella street photography, abbiamo già sbagliato il discorso. Questo è il motivo per cui oggi parlo di street photography e ho creato F4. Ecco, scusami se mi sono infervorato. No, no, era importante sottolineare questa cosa, poi tu sai bene che anch'io mi ritrovo pienamente. È Verrebbe da acqua, spuntare, no? Sì. è acqua. Poi la coloriamo in post-produzione, diventerà altro. Viene, no, spontaneo Tullio chiedersi, tu inizi da fotografare da pochissimo, non mi raccontavi 3 anni più o meno, no? Allora, in realtà io ho iniziato a fotografare quando ero piccolo, e da Ok. piccolo mi sono accorto che non era cazzo mio, nel senso Ok. che mi sono considerato proprio un incapace, no? Mio fratello era il grande appassionato in casa, in famiglia, di fotografia, e si fece regalare questa macchina fotografica stupenda, dove però io non sapevo veramente. Lui è Dandy, ve lo presento, eccolo qua. Bellissimo. Tutte le volte che io la prendevo, insomma, riuscivo a fare soltanto danni. Penso in migliaia di fotografie che ho provato a scattare con quella macchina fotografica, forse ne avrò salvato, che ne so, 20. Però in realtà per me era una cosa che assolutamente mi interessava, perché mi piaceva. Io ho sempre adorato guardare immagini. Ed ecco perché in uno dei miei ultimi video parlo proprio di cultura per immagini, perché anche quella è necessaria e fondamentale. Ma come forma di espressione, io non ho mai trattato la fotografia in gioventù, perché, come ci siamo già detti, in realtà ero preso molto di più da altre cose, dallo sport fino ai 20 anni, finché non ho rotto tutte
tutte le articolazioni, perché non ho mai fatto sport da tavolo, diciamo così. E poi con la musica che mi ha permesso anche di togliermi qualche piccola soddisfazione. Quindi la fotografia è arrivata in età adulta, quando comunque avevo la necessità, la voglia e l'esigenza di continuare ad esprimermi, e diciamoci pure il vero, oggi a fare il rocker, non riempiendo San Siro sarei ridicolo. E allora dico, vabbè, facciamo così. Come voglio esprimermi, lo faccio in altro modo, e la mia bella chitarra elettrica la tengo per le Per mie le occasioni. sortite. Sì, per le occasioni notturne, quando voglio che i vicini battano il tempo sul muro, no? Perché purtroppo mi è successo anche quello. No, immagino, poi si fa un bel chiasso di quello positivo, no? E come mai Tullio, no? Hai scelto la street, no? È un genere, sicuro, un genere, se vogliamo definirlo così, o per me è una filosofia proprio di vita, penso anche Bravo, tu come il punk. ti ritrovi in questo. Come mai, ecco, hai scelto di avvicinarti a questo rispetto magari a buttarti su un ritratto, su un paesaggio? Magari lo fai anche tu in maniera privata, però effettivamente quello che poi comunichi è una fotografia molto, molto tua, personale, in primis, ma che fa uso di quelli che sono i dettami, comunque i contesti street poi per raccontare quello che sei o quello che vedi strada. Perché per quello che ci siamo appena detti, nel senso che ho iniziato anche io come fotografo paesaggista, anche quello non c'è da nascondersi, no? Sfido chiunque a prendere per la prima volta la macchina fotografica in mano, uscire e dire faccio street. Alla street ci arrivi, però ci arrivi e decidi poi di volerla fare la street perché hai intenzione di voler dire qualcosa. Anche lì nei ritratti in studio, a meno che non siano ritratti creativi. E lì potremmo fare degli esempi assolutamente esagerati, no? C'è poco da raccontare in un ritratto fatto in studio o un ritratto fatto Tanto per farlo. così, tanto per farlo, perché sai dire, sai come utilizzare il flash o come utilizzare magari la luce naturale. No, quello è un ritratto che, per carità, cioè, bellissimo. Amo i ritratti, guardo tantissimi fotografi che fanno dei ritratti stupendi, dove però in alcuni io mi ci rivedo poco perché c'è poco da raccontare. Arrivo alla street perché, ripeto, per me è proprio la voglia di esprimermi e difficilmente si riesce ad esprimere se stessi in un genere che non sia la street photography, perché è una filosofia, hai detto bene tu, è come il punk. Se ancora oggi ho 50 anni quasi, mi definisco punk perché essere punk è un modo di vivere e di essere, e fare street photography è un modo di vivere, di essere e di guardare, che non ha niente a che fare con chi fa fotografia paesaggistica piuttosto che ritrattistica, wildlife o still life. Quelle sono cose diverse, stupende, grande tecnica, dalle quali ci sono passato anch'io. E continuo a studiarle perché poi tutte queste cose qui, poi messe anche, applicate anche nella street photography, ti danno in quel caso il linguaggio o magari la ricerca di un modo di esprimerti. Però per me la street è il mio modo di guardare. Guarda, c'è una cosa che è assolutamente fondamentale, no? Io ne ho parlato proprio negli ultimi due video che ho fatto sullo storytelling, ed è che non, ecco, questo è un altro motivo per cui tutte le volte che io sento dire a questi fantomatici guru che si vedono in giro, si sentono in giro, che devono gli street photographer, comunque il fotografo deve raggiungere il suo linguaggio. Ok, io quando sento una cosa del genere, poi appena la sento mi parte proprio qua, capito? Mi si gonfia la vena, perché. Ma io sfido chiunque a fotografare ogni giorno sempre con lo stesso umore. Okay? C'è la fotografia, se è una fotografia che racconta qualcosa, e l'ho spiegato bene, che quando si racconta una storia, si racconta sì una storia che si sta guardando o vivendo, ma si racconta inevitabilmente anche di sé. Sfido io chiunque a raccontare sempre la stessa parte di sé. Quando faccio un esempio. Che io sono questo, ma sono questo adesso. Se questa intervista
fosse stata fatta su Sky News, ci stiamo dando troppa importanza, ma se fosse fatta Sì, lì, per far capire l'idea, insomma. probabilmente io già avrei censurato in maniera autonoma 4-5 parolacce. E quindi quella è una storia che sto raccontando, è un'altra parte di me. Okay? Quindi non si può raggiungere un linguaggio, perché oggi io sono meteoropatico, porca puttana. Cioè, se oggi piove e fa freddo, e magari ho un malpiede e ho il cane che si è svegliato col puppo che zoppica dalla zampa, io non posso avere lo stesso umore di domani che esco col sole tranquillo, che magari il giorno prima ho vinto 100 euro a gratta e vinci. Mi sembra un po' un discorso troppo semplice parlare del proprio linguaggio. Bisogna provare a essere coerenti con se stessi. È una cosa ben Che già è diversa. complicato, già solo È quello è una cosa ben complicato. diversa. Perché poi, guarda, se tu avrai visto, insomma, qualche mia fotografia, ci sono fotografie a tinte, sono tutte dark. Ecco, perché io sono dark, okay? Ma il linguaggio in tutte quelle fotografie è diverso, non c'è un unico linguaggio. Cioè, ma guardate che cioè, la gente utilizza l'idea del proprio stile in maniera assolutamente inappropriata. Stim e Kerry, no? Che conoscono tutti e tutti quanti ce l'hanno sulla bocca, ma la gente lo sa quanti modi e quanti stili ha cambiato nel suo percorso fotografico Stim e Kerry. O nei suoi progetti Stim e Kerry. Cioè, io non. Questo rabbrividisco un po' quando sento dire certe cose, perché si dicono in maniera molto troppo semplice. Sì, magari in Se già. maniera superficiale, no, la parola diciamo che lascia, è già di per sé una parola che lascia molto alla libera interpretazione, insomma, non è una parola, parlo di linguaggio in sé per sé, non è una parola che offre una sola visione, comprendo ecco che molte volte, di cui anch'io posso cacato a volte in questo piccolo tranello, ecco di semplificare un po' l'idea di cosa voglia dire trovare il linguaggio che sia effettivamente importante o meno all'interno del proprio percorso. Ecco, molte volte basterebbe magari utilizzare altri termini. Io non posso, non so se posso anche citare qualcuno. Posso farlo? Parli di persone youtuber, non lo so, di chi sei, fotografo, No, io parlo per sì qualcosa di di ben, insomma, fotografo. se è per una questione positiva, si sì, fallo pure, negativa non so No, lo fino a dico in che maniera punto. negativa, tanto abitiamo lontani, quindi difficilmente penso che gli passerà poi la rabbia nel sentire quello che dico adesso. Prima di venirmi a raccogliere sotto casa. Però, per esempio, c'è uno street photographer che fa parte della community di F4, con Ok. cui poi inevitabilmente siamo diventati amici, no? Tra l'altro, una persona carissima, però noi ci siamo conosciuti perché alla fine lui ha detto una cosa che è un po' lo specchio di quello che ti sto dicendo adesso. Ce la siamo detta un po'. Senza grandi complimenti, ma in realtà diceva Tullio, cioè alla fine ogni tua fotografia è diversa, però alla fine mi sono accorto che ogni fotografia tu la fai che sei da solo e esci che stai incazzato. Ecco, quello è quello che deve passare dalla fotografia, ma quello non è un linguaggio. Perché se decido di dare a una fotografia un look cinematografico, quello è un linguaggio, ma non è uno stile. Cioè, attenzione, è uno stile cinematografico, ma non ha niente a che fare con me. Perché oggi posso voler. Ho visto Joker, ne parlavo l'altra sera. Adesso Ok. mi piace tantissimo quel mood, no? E non ti nascondo che in questo momento, insomma, ci sto girando molto su quel mood, perché mi piace, ma non ha niente a che fare con il mio linguaggio. È che sono le storie che racconto. Con le fotografie che fanno parte di me, se sei attento, quello lo capisci. Capisci che la fotografia è la mia, ma non perché è in bianco e nero, o perché ha il look cinematografico, o perché tende con i toni al blu, o perché abbasso le ombre oppure le alzo. No, non c'entra niente. Non c'entra niente. Il modo di raccontare una cosa è il modo di raccontarsi, perché fa parte dell'umore. Fa parte dell'umore.
Ci sono grandissimi scrittori, no? Registi, parliamo di registi cinematografici, Kubrick. Ok. Quanti generi ha cambiato? Sì, ho avuto, Ogni diciamo. film era un genere, Sì, è vero. no? Allora, tutti quelli che mi dicono che devi raggiungere il tuo stile, no? Devi raggiungere il tuo stile, perché già lì per me hai detto una stronzata. Perché raccontatemi dello stile di Kubrick. Kubrick, ogni film aveva uno stile. Un altro esempio, diciamo, Dipende da quello che vuoi contemporaneo, dire. Tullio, possiamo fare ad esempio di recente, anche perché ho letto qualcosina, Wes Anderson, ad esempio, che si districa perfettamente fra quello che è film d'animazione e poi effettivamente i suoi film, che sono sì riconoscibili, ma non tanto per l'utilizzo dei colori, che sappiamo bene essere forse la prima cosa che hai di fronte, ma che in realtà è quello che ci sta poi dentro il film, no? Come lui li racconta. E credo questo sia un buonissimo esempio di cosa voglia dire, di quale sia poi la reale differenza fra stile e linguaggio. Bravissimo. Io, se, hai parlato adesso tu di, abbiamo parlato un pochettino di cinema, parliamo anche di musica. Pensiamo a Marilyn Manson. È uno che fa delle ballad che sono impressionanti, eppure non te l'aspetti. Ecco perché dico, lo stile in realtà è un'altra frase, un altro aggettivo di cui si abusa. A me è questo che non piace, no? Cioè, io quando, ed è uno, tra l'altro io sto temporeggiando per fare un video su questo, perché se lo facessi sono convinto che mi fanno chiudere il canale, no? Perché poi L'ultimo io lo video di so, Tullio lo chiameremo così. sì, perché io lo so che poi entro in te, da dietro, come la cartellina rossa. Perché in realtà il problema è che ci interfacciamo con un mondo che ad oggi è diventato un mondo con una patina davanti, che è quella dei social, che vengono utilizzati in un modo di merda, perché il problema non sono i social. Cioè, la gente mi dice sempre che io sono quello che una volta si stava meglio. No, io sono vecchio, ma non sono una persona che è contro tutti questi nuovi strumenti o il progresso che c'è anche nella comunicazione. No, è come si utilizza. Il problema è che tutti quanti facciamo sui social quello che in realtà non si dovrebbe fare, perché anziché noi non mettiamo il like perché stiamo attenti alla foto che stiamo guardando e stiamo cercando di capire che cosa ha voluto dire il fotografo con quella fotografia. Noi stiamo lì a mettere un like, poi a far seguire questo like, il like anche il giorno successivo, perché poi, come si dice alle mie parti a Cosenza, su pani e pitte casirennano, come le buste dei matrimoni, no? Allora, io ti invito al matrimonio, mi metti 100 euro in busta, perché poi quando mi inviti tu, io me lo ricordo e ti do Metto la addirittura le stessa 100 cifra. euro in busta. Okay. Allora io ti metto like perché tu mi metti like, io ti faccio il commento perché tu mi fai il commento, dopo i 5, 10 like, 5-10 commenti ripetuti nei 10 giorni, se sei donna ci stai e ci provo. Questo è il modo in cui viene utilizzato oggi, vengono utilizzati i social. Allora, se si utilizzano così, inevitabilmente, ecco perché io mi incazzo, inevitabilmente il fantomatico guru che dice tutte queste stronzate in maniera molto semplice, la gente ci crede e continua a utilizzare male questi strumenti che per uno street photographer oggi sono gli unici strumenti che gli permettono di esprimersi. Se non ci fosse Instagram, di cui tutti quanti, tanto vituperata da quando... come si chiama quel grandissimo YouTuber americano che non mi viene in mente, che l'hanno lasciata, la vogliono lasciare per Vero, no? Adesso è arrivato Ah, sì, Vero, quello fotografo, sì, non mi viene manco. sì, Lo seguo pochissimo ma io, quindi in figurati. questo momento non vabbè, inglese, io tutto quello che è inglese non lo Me lo capisco, recupero e quindi subito, con dai, così magari se lo recuperano anche i ragazzi che ci stanno ascoltando. Ok, lui fa questo video iperseguito, bravissimo, con delle luci e degli effetti, insomma, ogni video suo, io senza capire un cazzo di quello che dice, però li vedo perché sono Te li godi, stupendo. Se, ok. sì, no, sono cortometraggi veramente degni di Hollywood. E allora lo vedi, però un giorno lui esce con questo video dove dice: Instagram è morto, me ne vado su Vero. Ok? Da lì Vero ha avuto un'impennata della Madonna e tutti quanti si sono buttati su Vero.
E mi sono accorto, sono andato pure io ovviamente su Vero per scoprire questa fantomatica piattaforma, vai a vedere che è diventata la brutta copia di Instagram, perché anche lì la gente fa su Vero quello che continua a fare su Instagram, avendo meno visibilità, con la speranza di diventare l'influencer. Perché poi c'è salta quest'altra cosa stupida in giro, che se sei il primo in una piattaforma sarai anche quello che avrà più successo. Tant'è che tutti quelli che sono andati su Vero, andando lì in maniera assidua, si stanno spostando di nuovo su Instagram, perché è l'unica piattaforma che c'è che è nata con quello, che si sta spostando verso un altro modo, un altro linguaggio, che è il linguaggio che gli utilizzatori della piattaforma ricercano. Perché non ci dimentichiamo che se a me non interessassero i reel, come a tutti quelli che stanno su Instagram, i reel, il signor Meta non li spingerebbe così tanto. E che in realtà tutti quanti noi siamo più attratti dai reel che dalle fotografie. Lo dimostra il fatto che tutti quanti mettono like senza sapere a cosa stanno mettendo like. È il motivo per cui, lo dicevo l'altra volta, i commenti sono tutti quanti belli, ma diciamoci la verità: battito di mani, fiamma, Amazing. Ma rotto cazzo, perché voglio dire, cioè alla fine, cioè, qualunque fotografia faccio, tu mi dici bravo, bravissimo, mi fa piacere, perché mi fa piacere, vuol dire che insomma sei una persona che, ma in realtà lo fai perché ti sto apparendo nel feed. Sì, è un po' triste. Io tra l'altro ho notato questa cosa, era molto più, come dire, potente, no? Perché magari prima passava in secondo piano, oggi vedo invece sotto, diciamo, account di persone che magari hanno un discreto seguito, si vedono commentare sempre le stesse persone con sempre gli stessi commenti. Quindi si capisce che c'è un po' effettivamente questa cattiva idea del fatto che siccome bisogna spingere l'algoritmo, allora ci si aiuta fra di noi, che è una cosa sicuramente bellissima, però è una cosa se ci si aiuta perché ci si rispetta anche artisticamente, un altro se lo si fa solo per spingere quell'algoritmo e farlo lamentare. Ed è triste, no? Perché poi, io ripeto sempre, poi anche tu, Tullio, ora ti starei facendo un po' d'occhio, quando si è dall'altra parte, ovvero nella parte di coloro che devono guardare le immagini in maniera molto obiettiva, capisci che c'è davvero una grande differenza. Se ci sono alcuni che magari meriterebbero un po' più di spazio e che hanno magari meno seguito, altri che invece lo hanno, capisci che ti domandi no il perché queste immagini magari vengono spinte di più o di meno. È come se non ci fosse poi mai un vero processo meritocratico, comunque se lo insegui è perché sei bravo a fare una cosa che non è fotografare, ma sei bravo a seguire l'algoritmo e tutto quello che è la parte comunicativa. E Instagram, io sono amore-odio per questa piattaforma e oggi è molto evidente e spero vivamente, ecco, che poi debba partire un po' tutto da noi, no? Questo cambiamento anche dal punto di vista di come ci approcciamo alla piattaforma, perché se oggi Reels, come dici tu, vengono utilizzati perché noi ne siamo molto probabilmente vicini, ne usufruiamo, quindi perché se magari tutti insieme decidessimo di invece far dare una spinta differente alla piattaforma, lo possiamo fare perché siamo noi che la utilizziamo e noi che la mandiamo avanti. Il problema dove, sai dove nasce? Dal fatto che, te lo dicevo prima, no? Siamo tutti quanti dei piccoli potenziali serial killer. Perché siamo tutti qua, viviamo tutti quanti nella frustrazione di non essere nessuno, cioè di essere persone semplici. Allora, quando noi ci rendiamo conto e accettiamo questa cosa che è un fatto, e che comunque ci rende assolutamente delle persone uniche, ognuna di noi nel loro genere, e riusciremo a migliorare le cose. Perché quando noi andiamo lì e ti accorgi, parlando adesso di Instagram, no, che viene una persona, ti segue perché ti fa un commento, già, Amazing Shot, Great Capture, no? Queste cose che. Grazie a Dio, però vedi Instagram quanto è brava, cioè, ha messo pure lì sotto traduci in automatico, e quindi Ok. io vado lì, mi traduco, dice, ah, bellissima fotografia, grande scatto, eccetera, eccetera, e ti segue. Allora tu vai, perché ti arriva la notifica, guardi, rispondi con garbo, grazie, vanili aggiunte, e
vai a vedere che lo segue, allora guardi poi il suo feed e se insomma, il suo feed c'è qualcosa di interessante, se non è propriamente una capra o una persona che riesce ad essere strabica anche con l'obiettivo, è difficile oggi sbagliare il fuoco anche con le macchine fotografiche di adesso, quindi lo segui anche tu. Poi vai a vedere il giorno successivo, questo non ti segue più. E allora vai a vedere che c'è qualcosa che è malato in tutto questo. Cos'è che è malato? È proprio la voglia di avere tu più di quello che ho io. Questa cosa l'ho detta forse nel mio primo video, nel secondo video, non lo so, è una cosa su cui veramente combatto da tanto tempo. E cioè la incapacità di dire a Gianluca, the street rover, minchia sei bravo. E di dirla pubblicamente. Perché poi in realtà i commenti più belli ognuno di noi li riceve in privato. E questa cosa a me mi fa partire veramente l'embolo, peggio di tutte le cose che abbiamo detto prima. Perché è come se dirti in pubblico, Gianluca, sei bravo, ok? Ti stimo, ti ammiro per tutto il lavoro che fai, per tutti i contenuti che produci, per tutto l'impegno e l'abnegazione in un progetto da anni, che comunque è un progetto di cultura e che serve a tutti. A tutti, questa cosa dirtela in pubblico equivale a sminuire il mio lavoro. E quindi cosa faccio? Te la dico in privato. No, questa cosa io mi sono scocciato. Io te la dico in pubblico. Se io ti devo scrivere un commento dove ti dico questa fotografia mi ha emozionato, io te lo dico in pubblico, non in privato. Perché se te lo dico in privato, io sono una persona ignobile. Sono una persona ignobile, sono alla stregua di chi oggi ti metto segui e domani ti caccio, perché io voglio avere più follower di quelli che hai tu. Io seguo tutti quelli che mi vengono a seguire, tutti. È una questione prima di tutto di educazione, come esci per strada, saluti, senti, se poi mi viene a seguire quello di Bitcoin piuttosto che Vabbè, ovvio, i bot quelli magari no. quella, oppure quella che si fa i French, no, io quella, cioè, ma con tutto l'amore di questo mondo. Non, avrò tutti, voglio dire, sono un po' folle, avrò tutti quanti i difetti di questo mondo, ma non sono propriamente uno che ancora si smalta le unghie e quindi quelle le evito. Però tutti quelli che fanno fotografia più o meno di strada li seguo. Poi vai a vedere che sistematicamente ogni giorno mi vengono a seguire 50 persone, il giorno successivo ne ho meno 50. Cioè, ti parte un po' l'embolo quando vedi queste cose, no? Ecco perché io oggi parlo di fotografia e ne parlo con tanto fervore. Perché bisogna essere onesti? Bisognerebbe essere onesti. E non lo siamo. E il problema è che i social sono delle piattaforme finte e dove dentro ci bazzica di tutto, è perché siamo noi che li utilizziamo, che siamo finti. Scusami, cambiamo argomento, parliamo di cucina Sì, perché sì. No, io. no, vabbè, ma capisco che è un argomento che ci tocca un po' tutti e che molte volte, ecco, ci piacerebbe vedere le cose andare in positivo, nel senso perché ci sono tante cose che funzionano e che potrebbero migliorare la vita di tutti noi, le nostre carriere, le nostre relazioni e poi vanno sempre nella parte sbagliata perché Ti sappiamo faccio, che sono così. io ti faccio una domanda, no? Sì. C'erano street photographer, bravi, alcuni molto bravi, alcuni bravini, alcuni, insomma, così, che però, ripeto, con i quali ci seguivamo a vicenda, no? Inizio a parlare io di street photography, questi non mi seguono più. Faccio l'esempio, no? Che senso ha? Cioè, che senso ha? E c'è una persona che non ha niente a che fare con la fotografia, si chiama Raffaele Gaito, lui è un professionista, fa grow hacking, è stato docente per la business school del Sole 24 Ore, insomma, un personaggio assolutamente influente a livello italiano nel suo ambiente, no? Con il quale abbiamo avuto più volte possibilità, insomma, di scambiarci quattro chiacchiere. Lui è stato ospite del mio canale, YouTube personale, io nel suo,
ma è una persona che ancora oggi, dove io non ero nessuno, non sono nessuno, e lui, ripeto, uno dei docenti della Business School del Sole 24 Ore, uno che oggi spiega l'intelligenza artificiale su Rai 24. Cioè, stiamo parlando di una capra o di una persona qualunque Di un nuovo arrivato. o di un finto influencer che si vuole definire influencer. È una persona assolutamente influente, oltre che estremamente colta, che ha continuato a interagire con me. Da lì capisci l'onestà intellettuale delle persone. Lo capisci da lì. Quando ti consideri più importante di me, è già lì c'è qualcosa che non funziona. Ecco perché F4 non è progetto Noa. Ecco perché io voglio lavorare con gli Io sono un F-nauta come lo sono loro. Non sono un guru, non sono un professore, non sono un maestro, no. Sono una persona come tutti quanti quelli che stanno nella mia community, che come tutti quanti loro usciamo a fotografare principalmente perché è un momento di decompressione che abbiamo quotidiana, e poi abbiamo qualcosa da dire. E tutti quanti dobbiamo imparare gli uni dagli altri. Sì, credo che il principio di condivisione e di crescita collettiva sia di fondamentale importanza in questo ultimo periodo storico. Noi due non abbiamo detto giustamente perché magari ci sono alcuni che già ti seguono da un paio di da un, molto molto più tempo, però non abbiamo detto ovviamente che oltre a fare fotografia ora hai un canale YouTube, abbiamo citato qualche ultimo video che tu hai realizzato. Tra l'altro canale YouTube aperto da pochissimo, e in più c'è tutta la parte invece relativa alla creazione di questa community, no? Di questa F4. E direi no, di canale YouTube intanto, prima di arrivare poi alle tue immagini che mostreremo così e vedremo un po' di quello che stiamo parlando, proprio parlando di storytelling, di cose talmente interessanti, vediamo ecco dove, quali sono i punti che poi si riscontrano nelle tue immagini o le ho studiate, ti dirò parecchie cose, vediamo cosa ne uscirà. Ok, non Una cosa ecco, che mi piacerebbe sapere da te, ecco, come ti stai approcciando ora a YouTube, no? Perché ci è capitato un po' di consigliarla come strumento per poter raggiungere un pubblico, farsi conoscere oltre la propria fotografia, quindi ti sta piacendo questa piattaforma, come ti stai trovando in generale, in modo da far capire al pubblico cosa voglia dire oggi mettersi in mostra anche di fronte alla fotocamera. allora, YouTube è un tritacarne. Questa cosa, partiamo da lì. Nel senso che se uno si aspetta di... Cioè, allora, già mettersi di fronte a una fotocamera e parlarci dentro, penso che sia una delle cose più difficili che abbia mai affrontato nella vita. Mi è capitato di dover sostenere dei corsi, perché comunque sono anche nel mio mestiere, insomma, faccio altro, no? Avendo 50 anni. Faccio altro con platee molto importanti. Non è stato difficile come mettermi davanti a una fotocamera. Partiamo da lì, perché principalmente ti senti uno stupido. E io ancora oggi, insomma, continuo a sentirmi uno stupido davanti alla fotocamera. Detto ciò, però, per me YouTube rimane realmente uno dei pochi strumenti molto democratici, cioè che ti permettono di scegliere quello che vuoi. Però per me YouTube è una televisione. Io scelgo il canale che voglio seguire, però lo voglio trattare come fosse una televisione, visto che da qui, oggi sono da quest'altra parte. Ed è il motivo per cui per me la programmazione su YouTube è importante. Per chi si vuole avvicinare a YouTube, dico che questa la programmazione è assolutamente importante. Ma parlo di programmazione nel senso che forse te ne sarai accorto adesso, insomma, chiacchierando, non sono propriamente una persona che ha difficoltà a parlare o a chiacchierare, per quanto sia una persona molto introversa. Però fare un video è una responsabilità. Non si può fare un video andando a braccio e Certo. dicendo in 15 minuti sempre le stesse cose che girano sempre come fosse lo blò della lavatrice, senza cavarne fuori un ragno da un buco, perché se non fai il video, se non ne fai
2 o 3 a settimana, allora YouTube anche lì non ti spinge. Allora, senti, cominciamo a parlare dell'idea di produrre contenuti che siano di cultura, che abbiano un senso. I contenuti devono avere qualcosa all'interno. Per farlo ci devi studiare. Ecco perché la programmazione, ed ecco perché i complimenti che ti ho fatto nel tempo, da quando ci conosciamo, e che ti faccio oggi pubblicamente, e che non ti mancheranno mai, partono da lì. Perché dietro ogni tuo podcast non c'è improvvisazione. Certe volte io non so come si chiama in gergo, no? Ma i grandi comunicatori, io penso a uno in particolare, che in Italia per me è il comunicatore più importante e più talentuoso che ci sia, e grazie a Dio che esista e che insegna anche come farlo, si chiama Montemagno. Penso che lo conoscano tutti. Eh? Montemagno non parla a braccio. Non parla a braccio. Montemagno i suoi discorsi, i suoi video se li studia per filo e per segno, se li ripassa prima. Chi non lo fa sbaglia, pecca di qualità. E siccome YouTube io lo sto affrontando come un canale di fotografia, dove voglio parlare di fotografia da un punto di vista professionale, non professionistico, ma in maniera professionale, serve un lavoro importante dietro. E se non c'è, sbaglierei e mancherei di rispetto verso tutte quelle persone che mi seguono. Sì. No, io ad esempio oggi noi siamo in diretta, per ricollegarmi la cosa, e anche io quando preparo una diretta, vedete, c'ho gli appunti, perché è imprescindibile che quando si va a comunicare online oggi è importantissimo. Io ieri ho avuto il piacere di avere sul podcast Stefano Bianchi di Crowbooks, uscirà ora la puntata nei prossimi giorni, e abbiamo parlato di come sia importante anche per un fotografo oggi saper comunicare, e mettersi non in mostra dal punto di vista di voler avere l'ego di star davanti e sopraffare gli altri, ma il fatto di saper comunicare bene quello che si fa, perché se oggi non sappiamo, possiamo essere grandissimi fotografi, però se non sappiamo comunicare bene, che sia online, che sia anche di fronte a una persona, un incontro magari te, Tullio, ti parlo del mio ultimo progetto, non riesco neanche a capire a cosa sto andando incontro, ecco, capisci che molto probabilmente non ci sono dentro abbastanza e che poi non riesco poi ad avere un bagaglio culturale. E l'idea del bagaglio culturale, nel tuo caso, Tullio, rientra perfettamente perché tu hai tante passioni, la musica, la letteratura, eccetera, eccetera. Capisci come ti aiuta questo molto a fotografare bene e poi a raccontare bene qualcosa? Perché lo storytelling è anche un po' questo, no? Il metterci dentro te stesso e avendo però dei grossi collegamenti con quello che voglio dire la cultura generale occidentale, orientale, insomma. E ti ripeto, questa è colpa di mia mamma, è stata colpa sua, da piccolino mi ha messo i libri in mano ripeto, per me sì, la cultura sta alla base. Te lo dicevo prima, questa cosa è sempre motivo per cui risulto odioso. C'è un amico che questa cosa la dice sempre: Tullio, sei odioso e lo sai, ma in realtà non voglio essere odioso, dico soltanto una cosa che è vera, che sappiamo tutti, ma è un po' come mettersi le dita nel naso, no? Cioè, ce le mettiamo tutti quanti, ma nessuno lo dice, ok? Il problema sta lì. Io invece ho il coraggio quantomeno di dirlo. Io vengo fuori per me, allora, una volta si studiava, no? E si creavano gli slogan. Allora, ti facevi una cultura e producevi lo slogan. Oggi no, oggi siamo arrivati al contrario. Leggi lo slogan e credi di esserti fatto una cultura. Ok? Questa cosa per me è inaccettabile. E siccome noi siamo chi ancora ha l'opportunità di lasciare un segno per le prossime generazioni, abbiamo una responsabilità importante. Quindi se ci mettiamo qui, che sia YouTube, che sia Instagram, che sia un sito personale come nel tuo caso, i podcast, comunque che siano delle piattaforme
di informazione, abbiamo una responsabilità enorme che non possiamo fallire, perché chi ci sente dall'altra parte deve imparare a capire, quantomeno deve imparare una cosa che noi abbiamo imparato già, e cioè quella di utilizzare la nostra curiosità per approfondire gli argomenti e per farci una cultura. Questo è. Se falliamo questo obiettivo, non ha senso. Chiudiamo canali, lasciamo stare. Andiamo a giocare a scopa con la birra in mano ai Aggiungiamo tavolini del rumore bar al già Po. rumore presente, che è No. un po' un concetto che rientra in qualsiasi tipologia di mondo creativo, marketing, eccetera, eccetera. Quindi sì, se dobbiamo fare qualcosa, questa è una cosa che io cerco anche un po' di comunicare, lo dobbiamo fare perché debba essere utile a quelli che poi ci andranno ad ascoltare, o comunque utile nel senso di aiutarli sia dal punto di vista che può essere creativo, professionale, ma anche dal punto di vista umano. È inutile aggiungere altro a qualcosa che già è stato detto se non lo facciamo con una particolare tensione che può essere filosofica, emotiva, eccetera, eccetera. E direi di passare, Tullio, alle immagini, così ci facciamo anche una carrellata delle tue fotografie. Ne ho scelte 25 alla fine, quindi cercando anche un po' di ricollegarle dal punto di vista delle funzioni narrative, se vogliamo. Mentre rispondo a Rocco, sì, effettivamente, ricollegandomi poi al fatto di Instagram, sì, l'algoritmo è cambiato nel momento in cui c'è stato quel momento in cui i grandi della piattaforma hanno capito che forse puntare troppo sui reel non era la scelta migliore, sono tornati leggermente indietro, quindi c'è stato un piccolissimo cambiamento. Però ecco, quello di cui abbiamo parlato io e te, Tullio, era più una questione non tanto algoritmica, ma proprio di modo di cui ci approcciamo alla piattaforma in sé per sé. Quello forse si è accentuato invece che diminuire dal punto di vista Scusami, negativo. Ok, passiamo alle immagini che sono pronte. una cosa. Vai, vai. Peter McKinnon mi è venuto Ok, adesso. Peter, sì, perfetto. Ok, perfetto, fatto pure la grafichetta, non vi potete lamentare oggi. Abbiamo preparato tutto perfettamente. Grazie a te, Nicola. Nicola ci ha fatto un bel commento. Se vuoi, Tullio, puoi recuperare, se non sbaglio, la chat sulla destra, ce la dovresti avere, c'è commenti, ti puoi leggere i commenti di chi sta partecipando Allora, se mi alla live. permetti un secondo, io prendo. No, non posso prendere il PC perché non No, niente, vabbè, funziona allora qui facciamo con così, te lo schermo. li leggo e al massimo poi Sì, te li vai, mostro, vai. te li posso mostrare Ok. direttamente sullo schermo, quindi poi quando ci sarà la fase dedicata alle domande vedremo di fare così. Allora, scorriamo un po' queste immagini, come dicevo sono 25. Devo dire, Tullio, io, come dire, non conoscendoti dal punto di vista privato, ritrovare, diciamo, queste due immagini ho fatto molto capire di te, no, del tuo modo di vedere il mondo. Quando parlavamo di linguaggi, un po', no, questo, il fatto che riesca a riconoscere che dietro c'è una persona e non un robot munito di macchina fotografica. Ora scorro queste immagini che mi sembra che tu dicevi sempre per il fatto dei colori, sei per ora vicino a questo ideale o questa composizione un po' dark. Io ce la vedo molto, come dire, fiabesca, no? Come se tu volessi farci introdurre dentro un ambiente che è tuo e che poi viene trasformato e plasmato dalle tue sensazioni, dei tuoi colori. Quando dico fiabesco non intendo però infantile, no? Perché molto spesso le due cose sono molto simili, ma intendo il fatto che tu riesci poi a trasmettercele in maniera molto, molto trasparente e molto, molto tue personali, no? Quindi una fiaba che un po' si trasforma e che continua all'interno di un'unica immagine, riprendendo un po' il tuo ultimo video sullo storytelling, il fatto che attraverso si può comunicare anche solo con un'immagine, non per forza con tante. Ora scorro. Se avete già domande sulle immagini di Tullio, siete ben Nel volentieri, le frattempo, accettiamo. Sì, nel vedo messaggio. che fa comunque un certo effetto guardare le mie fotografie, insomma, qua adesso stasera in diretta. Questa cosa sì, questa cosa mi emoziona, per certi versi un po' mi imbarazza, perché in alcune di queste ci sono anche sentimenti, no? Umori, quello che dicevamo prima. Questa fotografia, per intenderci, è una fotografia che ho scattato pensando all'anniversario della morte di mia mamma. È una fotografia
che l'ho scattata quasi in lacrime, e tutte le volte che la vedo sto lì quasi a ritornare a quel magone, perché poi non c'è mai un'età per perdere un genitore, voglia che diventiamo grandi e ce l'aspettiamo certe cose, però quell'immagine di quella mamma di spalle con la bambina, con il quaderno che scrive, lì a poterla toccare e comunque quindi a tenerla sotto controllo, come si fa, come faccio io con il mio cane, sempre lì che ce l'hai a un passo, mi ha ricordato quello che ho vissuto io quando ero piccolino, no? Con la carta e penna, il quaderno e la penna che era sempre mia mamma in borsa, perché quando io cominciavo a balbettare, per rasserenarmi, mi faceva scrivere. E mi portava con sé, e stavo lì sempre a fianco, a 1 metro. Ecco, sì, in questa fotografia c'è questo, per esempio. Sì, io la vedo anche come un'estensione, no? E il fatto che questa bambina abbia poi dietro sua probabile madre, non lo sappiamo giustamente, ma ci fa capire, ecco, come ci siano due mondi contrapposti, quello dell'infanzia e quello dell'età adulta, no? Quindi come effettivamente poi quando si è bambini si può vagare anche, lasciarsi completamente alle spalle, no? Tutto quella che è la realtà per immergersi poi dentro qualcosa di molto più profondo e incantevole. E qui ho messo non a caso tre collegamenti, ovvero un po' questo passaggio generazionale, no? Fra la gioventù, l'età adulta, eccetera, eccetera. Questo bellissimo anche dettaglio, no? Perché anche i dettagli possono comunicare molto, soprattutto se ce n'è uno che spicca subito immediatamente qui. Queste calze, mi viene da capire, sì, rosa della signora con queste mani che cuciono, insomma, molto forte. E quanto sono importanti i dettagli nella vita di ognuno, no? E quanto le cose che facciamo con la massima naturalezza poi sono cose, in realtà gesti estremamente importanti. Pensa veramente alla nonnina che ti faceva la maglia, che te la regalava per Natale, piuttosto che in quel caso io ricordo un'insegnante che mi cucì il pantalone in classe perché mi si era strappato educazione fisica. Parliamo quando insomma, ero ragazzo. Piccoli particolari, piccoli modi di vivere, di essere, che comunque poi ti insegnano anche a diventare una persona adulta. E in quella fotografia, per esempio, raccontavo questo, no? Sì, quindi immagino ci sia davvero tanto di te nelle tue immagini, e questo presuppone, almeno da quello che ho potuto vedere dall'esterno, il fatto che tu non sei uno di quelli che scatta molte fotografie, ma si concentra proprio su attimi ben precisi, no? Oppure sei uno invece che ne scatta tante. No, allora, qui c'è un'altra cosa da dire. Nell'ultimo video che ho fatto, l'ho fatto proprio, in realtà dico proprio questo. Dipende perché esco purtroppo a fotografare sempre molto poco, perché poi il tempo che abbiamo a disposizione è poco. Però quando esco a fotografare, esco e faccio poche fotografie. Quando faccio il viaggio fotografico, inevitabilmente cerchi di farne sempre il più possibile. Però esco sempre a scattare con un'idea. Questa è la cosa che è fondamentale. Idea, in che senso? Spiegami, c'è il fatto di voler raccontare un qualcosa di specifico oppure una Sì. questione proprio emotiva di predisposizione d'animo? È emotiva, nel senso che se io sto incazzato ed esco a fotografare perché voglio recuperare un po' di serenità, io esco con l'idea di recuperare serenità ed esco con un progetto, nel voler raccontare un'intimità, una cosa intima. Non esco a fotografare, ecco, questa fotografia per intenderci, no? Io quella mattina, era stata una mattina insomma di fermento interiore, Ok. nel senso che qui pro quo, malinteso, discussione, no? E in realtà, quando ho preso la macchina fotografica quella mattina per uscire e fotografare, sono uscito fare quello che non volevo più tornare a fare, cioè la persona solitaria, per intenderci.
E questo è stato il prodotto di una trentina di fotografie fatte nella giornata, ma tutte con lo stesso tema, che era quello della solitudine. Io poi quello sui progetti, quella cosa che poi eventualmente si può affrontare in maniera differente sui progetti fotografici, però uno dei progetti che non ho mai portato a termine perché ci vorrà molto tempo, i progetti si finiscono dopo una vita, non dopo tre fotografie o cinque. Che è quello che la solitudine per me è un continente, ok? E rientra, esci già con l'idea di fotografare quello, e poi in base allo stato d'animo e all'umore che hai, la solitudine la vedi e la descrivi in un modo differente. Certo, condiziona sicuramente molto anche il tuo modo di raccontare, no? Lo senti che è un po' come dire, una cosa positiva oppure è un impedimento alcune volte che magari vorresti invece tornare a casa con scatti più efficaci, non lo so. Farei altro. Non farei lo street photographer. Farei un'altra cosa. Allora, il concetto è questo. Se tu guardi tutte quante le mie fotografie, adesso ovviamente non sta a me dire se sono belle o se sono brutte, comunque diciamo che Sono hanno un sentite, almeno quello significato. sì, si può Ok, dire. hanno un significato. In assoluto, però, in queste fotografie, a parte questa che è realmente un esercizio stilistico, nel senso, o meglio, più che un esercizio stilistico, è stata un'idea che mi è venuta in mente di quando ero lì in questo museo, vedo questa persona veramente dietro questa tenda con la parete bianca, le scarpe bianche, tutto intorno, e ho detto, vabbè, creiamo una Però sovraesposizione rientra tipo così, nel tuo linguaggio, perché no? Ripetevo prima come l'idea ovviamente di sì. voler raccontare un po' un mondo no fiabesco, comunque irreale nel Ovviamente. senso di qualcosa di straordinario che incontri nell'ordinario, È un modo di vedere sempre che hai le cose, no? certo. Quindi questo ce l'avevo già detto. Però ecco, dalle mie fotografie, se è giorno si vede che è giorno, se è notte si vede che è notte. Il problema sta proprio lì. Se voglio scattare sempre fotografie che sembra che sono di notte, allora esci di notte, non c'è bisogno di uscire di giorno, scattare fotografie di giorno e poi però post-produrle come se fosse di notte. Non ha più senso. Quindi in realtà non è limitante avere qualcosa da dire e che questo qualcosa voglia uscire in maniera così prepotente. Partiamo dal presupposto, ce lo siamo già detti, che la street photography è un modo di esprimere anche se stessi. E la voglia di esprimere anche se stessi è un po' quella libertà che ti permettevi da bambino di giocare col pallone nel cortile e rompere la finestra, no, del vicino. Era una libertà che tu ti concedevi da piccolo. Perché eri piccolino, dovevi giocare a pallone nel cortile e hai rotto la finestra. Ok, poi ti puniscono, però lo fai. Non è che questa cosa ti impedisce dal giocare a pallone, o mi sbaglio? No, forse anzi amplifica ancora di più la voglia di tornarci. Ecco, bravo, il concetto è quello, lo diceva bene Bukowski, se non ti nasce da dentro, no? Questa voglia di dire qualcosa, non lo fare. Se scatti una fotografia con l'intenzione di ricevere 1.000 like, se scatti una fotografia con l'intenzione di riprodurre la foto del secolo piuttosto che la foto stupenda che ha fatto quello lì, non la scattare, non la scattare. La fotografia ti deve uscire da dentro, deve essere prepotente la voglia di scattare questa fotografia qua. Ti deve uscire prepotente da dentro, se no non la scatti. Cioè, non puoi uscire, a meno che non sei un regista che si mette lì e prende due persone assolutamente fotogeniche, gli senti, allora adesso mettetevi qua con gli scacchi, mi raccomando, il cavallo, E ma là c'è una stacco necessità, al re. diciamo, anche, come dire, di tempistiche, poi là un altro mondo. Però nella street certo fa ridere, no? Il fatto di dover impostare da sé tutto lo scenario, quando in realtà è lo scenario stesso ad essere il tuo campo di battaglia. Guarda, ne parlerò proprio, adesso uscirà il mio prossimo video, penso tra domani e domenica, e parlo proprio di questo, quando parlo poi di ansia, no? Scherza sempre, l'ansia da prestazione, non è soltanto prima di farsi una bella trombata,
L'ansia, la prestazione è sempre per qualunque cosa si fa, compresa quella dell'uscita fotografica. Io non ho ansie quando esco a fotografare, non ne ho. Non ne ho perché nessuno mi punta un fucile dietro che devo tornare a casa con una foto. Non mi obbliga nessuno. Se non ce l'ho, non la pubblico. Sì, Ma no, ma si nota molto anche da ora qua, giustamente ci dicono anche lo stesso Nicola, che confermo che fai pochissime foto e che poi in realtà le azzecchi tutte, almeno quello. io ringrazio Nicola, lui è sempre troppo buono. In realtà no, c'è una ne gestino di foto, hai voglia. Però sì, no, non sono un grande, non sono uno che scatta a muzzo o in maniera seriale, va? Perché poi anche lì sarebbe facile. Io amo scattare, prima ce lo dicevamo in fuori onda, c'è gente che ha tantissimi obiettivi, no? Io ho due obiettivi. Uno lo utilizzo per professione e quando vado in posti che non conosco e dove in assoluto voglio portarmi dietro qualcosa, voglio ritornare con qualcosa dietro perché difficilmente avrò l'opportunità di tornarci con facilità. Vedi per esempio Londra, piuttosto Firenze l'ultima volta, eccetera. Però di solito scatto con un obiettivo. Perché, ripeto, non sono di quelli scatta tutto e poi in post-produzione con un crop o con un editing forsennato dà un significato alla fotografia. Il significato alla foto glielo do, ce l'ho già quando la scatto, se no non lo scatto. Neanche tipo per leggermente per aggiustare una linea, c'è cioè un Sì, ritaglio ma leggerissimo. allora, Ok. No, no, perché sai, capita giustamente che no. molti da di fuori sono seguaci di Eric Cartier-Bresson, perfetti, non si può fare niente completamente col file. Ok. Le Allora, cose basilari vanno bene, ovviamente. partiamo sempre dal presupposto che l'editing, e qui dico una cosa forte, adesso ci saranno sicuramente persone con molta più esperienza e cultura tecnica superiore alla mia, che adesso si faranno probabilmente prendere Risate. da sì, si fanno prendere anche loro, insomma, dal crimine, no? Contro di me. Ma in realtà il concetto io non sono contro l'editing, partiamo da qua. L'editing è fondamentale, ma l'editing per me non rappresenta, come dicono tutti ad oggi, il 50, 60, 70% della fotografia, no. L'editing ha una parte importante nello sviluppo di una storia o di una fotografia, concretamente, ma l'editing c'era già ai tempi di Cartier-Bresson. Cartier-Bresson è che un po' quello che sto dicendo io adesso, no? Non perché mi voglia paragonare a lui, ma lui l'editing lo faceva in macchina. Nella scelta dell'obiettivo è editing, la scelta della pellicola è editing, il tiraggio della pellicola è editing, ok? Per non parlare poi anche lì dello sviluppo, perché poi sviluppavano in un modo piuttosto che in un altro, perché anche quello era editing, ma perché avevano già in testa qualcosa. Certo. Io quello che dico adesso è lo stesso, è lo stesso. Dico che purtroppo alcuni fanno la fotografia, poi nella post-produzione la fanno diventare un'altra cosa. Quindi la fotografia che era a giorno l'hanno fatta diventare una fotografia scattata di notte, una fotografia scattata così. L'hanno ripresa con un po' di grana, il bianco e il nero, chiudono le ombre, eccetera, hanno fatto diventare una fotografia interessante, ma che in realtà non diceva niente. L'hanno scattata così tanto per scattarla. Io è questo che condanno, non sto condannando l'editing. Non ci dimentichiamo che la fotografia più famosa di Fanò è stata post-prodotta con un'ombra che non esisteva. Quindi Come anche il fatto che molte delle sue immagini siano poi, come dire, organizzate, ecco. Non siano propriamente street, poi, sai, no, nel questo. senso, non per dire che poi perde di. Abbiamo perso Tullio in questo momento. Ok, aspettiamo che ritorni, sicuramente l'avranno. Ok, eccolo qui. Eccoci. Tullio, mi sei caduto nel momento Sì, propizio. sono caduto un attimo. Vai. No, ti Ho stavo temuto. dicendo, non per sminuire questa cosa qua, perché comunque le foto di Fanò sono fantastiche, come molte volte. Non dimentichiamoci che
c'è tanto altro dietro a un'immagine, non solo quello Ma che ci piace assolutamente, vedere. ma ci mancherebbe, io ovviamente non sono nessuno per criticare Fanò, tra l'altro sono uno di quelli che lo ammira. Non ci dimentichiamo che McCarry con la post-produzione ha costruito una carriera e non ci dimentichiamo che l'aveva quasi rovinata alla Mostra di Torino, proprio per la post-produzione, non ci dimentichiamo nemmeno di questo. Questo per dire che non sono contro la post-produzione, anche io correggo dei difetti in post-produzione, ma non sono quello che costruisce la storia e la fotografia in post-produzione. Scatto, quando dico scatto con l'idea, intendo dire che quando vedo qualcosa in mezzo alla strada, se non esco già con l'idea proprio di scattare qualcosa, e vedo qualcosa che mi colpisce in maniera come fosse uno schiaffo, insomma così, un pugno nello stomaco. E io nella post-produzione io racconto di quel pugno nello stomaco, non racconto un'altra cosa. Se non riesco a renderla, cestino la fotografia. Credo sia una buona concezione, no, di cosa voglia dire stare dietro la macchina fotografica e fare qualcosa prima per se stessi e poi anche per gli altri, per quelli che poi guarderanno le immagini, perché come ripetevamo prima, Tullio, le immagini le realizziamo per noi, ma anche per chi poi ci andrà effettivamente a entrare nel nostro mondo, perché è innegabile chi fa arte o chi fa comunque crea cose, lavora nel mondo della creatività, è innegabile che poi le cose vengono soffrite da altri, rimangono e si staccano completamente dall'autore. È la musica e le opere d'arte. Sappiamo chi le ha prodotte, però in realtà noi ci immergiamo in quella che è la produzione più che nella storia di chi le ha poi effettivamente realizzate. Ed è bello questo, no? Perché poi quando si parla di arte immortale intendiamo proprio questo fatto qua. Direi, Tullio, no, di rispondere a qualche domanda. Abbiamo Sì, visto le immagini. volentieri. E così vediamo di concludere questa bella serata. Abbiamo discusso di tante altre cose. A proposito, se volete poi che io e lui ritorniamo qui a parlare di cose più specifiche, di argomenti più specifici, mi farebbe enormemente piacere. Però questo ovviamente sta a voi, capire cosa vi è interessato di più, perché abbiamo discusso di davvero E tante capire se non cose. sono stato estremamente urticante. Io spero, tra No, l'altro, no, no. di non averti rovinato il palinsesto di tutte quanto le tue dirette con le mie. Io forse devo chiedere scusa anche un po' per un po' di livore che utilizzo spesso quando parlo e tratto di argomenti che mi stanno particolarmente a cuore. Ma lo dico perché sono stato uno di quelli che ci è passato sotto la cattiva informazione, no? E non mi piacerebbe commettere l'errore che io stesso ho condannato per altri. Quindi Si passerà dalla parte del torto, capisco cosa intendi. io più che altro quello che posso offrire è questa veramente questa onestà intellettuale nel dire le cose che penso e di dirle così come quando fotografo, cioè con la stessa botta in pancia che mi viene, per far capire poi alla fine alla gente che anche se posso anche io dire delle stronzate, ne dico anch'io, però almeno che sono dette con la massima onestà e spontaneità di questo mondo. Cioè non c'è niente di costruito in quello che dico, non serve a niente. Sarebbe più facile fare un video contro Gianluca Bocci perché ha fatto un video contro Yotobi, no? Cioè, Tra l'altro mi ha fatto molto ridere quella cosa, però. non è così che si costruisce la propria credibilità o la propria autorevolezza in quello che si dice, ma si dice, ripeto, con una sorta di onestà intellettuale e con la coerenza. Non posso dire fino a ieri che la street photography era reportage e poi domani mi invento che è arte perché l'ha detto qualcun altro. No, cioè, questo è quello che voglio dire. Poi ripeto, si va incontro sempre a delle stronzate e bisogna ammettere di aver detto una stronzata e correggersi. L'umiltà nella vita, veramente, è la cosa più importante di questo mondo ed è il motivo per cui F4, continuo a dirlo, è un progetto fatto da attualmente 339 street photographer, non da Progetto Noa, Nicola Parente, Nicoletta Degani, no, è fatto da 339 street photographer, ognuno bravo quanto l'altro, ognuno di questi 339 ha qualcosa da insegnare a me, a Nicoletta, a Nicola, ad Emanuele, a Rocco e a tutti gli altri.
E la cosa più bella è che già questa piccola community nata in 3 mesi, in 4 mesi, riesce a interagire in maniera professionale parlando di fotografia, non di tette, culi, Fujifilm, Lumix, eccetera, eccetera. Questa è la cosa più bella, che per me è la più grande soddisfazione, il grande orgoglio. Sì. Tra l'altro, ecco, anche noi abbiamo un canale Discord e là discutiamo proprio di questa cosa qua, no? Di quanto sia importante poi effettivamente star dentro la fotografia e non vederla solo per macchine fotografiche o argomenti frivoli, no? Ogni tanto c'è bisogno, ecco, di entrare dentro e di farlo con spontaneità, con la propria con la voglia, ecco, di imparare, non di impuntarsi con tutte quelle che potrebbero essere critiche o riflessioni controverse o comunque contrarie alle nostre. Quindi faccio i migliori auguri a F4 e a quello che sarà un po' il suo futuro, visto che tra poco nascerà anche il sito, ne vedremo delle belle, io Ci spero. sono ci so, Ci ci saranno. sono delle belle ci sono delle belle novità per gli FNauti. Ne ho qualcuna, purtroppo mi sono dovuto rallentare, insomma, per qualche acciacco di troppo dell'età, e la vita punk mi hanno riservato, però dai, alla fine non mi sono fermato, non mi fermo, continuiamo, perché veramente le idee e la voglia di far crescere questa community e renderla un qualcosa di concreto, c'è tutta. Sì. Allora, vediamo. Rocco, vabbè, sì, per riprendere l'argomento, per finire l'argomento di Instagram, sì, sicuramente ci sono gruppi di persone che stanno in parte, ecco, ritornando a commentare in maniera un po' più, come dire, profonda, ma sono sicuramente sempre meno rispetto a quelli che si vedono in giro. Poi, ovvio, se stiamo all'interno dell'algoritmo e becchiamo persone che magari sono vicine a noi, capita di poter incontrare bei gruppi che si scambiano le proprie riflessioni fra di loro. Allora, io qua dico due cose. La prima è Vai. che proprio l'altra sera con Rocco, che è una persona che ci siamo conosciuti proprio perché anche lui è entrato, insomma, diciamo, tra gli FNauti Nel giro degli FNO. in maniera molto attiva. Una persona che ho imparato, al di là, perché poi le persone le conosci prima così, prima con le foto, no? Poi piano piano il commento, eccetera, comincio a conoscerle più a fondo. È una di quelle persone con cui proprio l'altra sera mi sono scambiato qualche messaggio, e al quale ho detto una cosa privatamente, perché stavo chiacchierando, insomma, sulla chat, e la dico in maniera pubblica adesso. Rocco è un esempio. Rocco è un esempio. È un esempio perché è una di quelle persone che quando mette il like a una foto la commenta, ok? Ma la commenta guardando la fotografia, cioè difficilmente ti fa il commento bravo, great capture, eccetera, eccetera. Ti dà la sensazione che gli ha trasmesso guardare con la fotografia. Poi, grazie a Dio, le fotografie sono palisemiche, perché poi ognuno ci vede, e lui però ha questa voglia di interagire proprio sul significato della fotografia. Quindi per me Rocco è un esempio. È un esempio. E va detta questa cosa, va detta pubblicamente, perché la gente deve imparare anche questo. Sì. Io scambio ogni tanto qualche messaggio con Rocco, poi frequenta anche lui il nostro canale, si vede, no? C'è la voglia di lasciarsi alle spalle quello che è un vecchio modo di fare le cose, invece di abbracciare invece quello che è poi la vera essenza della fotografia, ovvero il confronto con chi la realizza, con chi l'ama. E adesso a questo proposito c'è la seconda cosa che devo dire, no? E di Ok, nuovo vai. rientro da cartellino rosso, però sarò molto veloce. Non mi ricordo chi in realtà dei grandi comunicatori lo dicesse, ma in realtà noi siamo l'esatta media delle 5 persone che frequentiamo. Questa cosa amplificata vale anche per i social. L'algoritmo lo comandiamo noi. Non è una cosa contro di noi l'algoritmo, perché se io seguo Gianluca The Street Rover, inevitabilmente l'algoritmo sta studiando questo mio comportamento di interazione con Gianluca, Rocco, Emanuele, Nicola, Nicoletta, eccetera, con quelle persone con cui condividiamo gli stessi interessi, abbiamo lo stesso modo di pensare, lo stesso modo di comportarci. E allora, frequento persone di cultura, conoscerò altre persone di cultura. Se frequento tette e culi,
inevitabilmente continuerò a vedere tette e culi, cioè basta che vai sul feed di chiunque, apri, vedi, cerca e già vai a vedere il cazzo di appare. Cioè, già quello è la riprova, non è l'algoritmo che è contro di noi, siamo noi che stiamo comandando l'algoritmo. Impariamo a comandarlo. Ecco perché dico che Rocco è un esempio. Rocco lo comanda l'algoritmo. E quindi Rocco è arrivato, per esempio, ad F4, perché nel suo modo ha voluto sempre circondarsi di persone che guardavano la fotografia intendendola come un'espressione culturale ed è arrivato dove? È atterrato su canali come il tuo, dopo come il mio, che affrontano la fotografia allo stesso modo. Non si è trovato davanti un canale che parla di stronzate. Ecco, questo è quello che voglio dire. Grazie, Sì. Rocco. No, ringraziamo, mi trovi d'accordo perché penso di trasmetterlo ogni giorno con quello che faccio, con quello che fai anche tu, Tullio. Cioè, sarebbe stupido poi non ribadirlo perché sappiamo bene quanto ci teniamo a questa cosa ed è importante che anche in maniera così detta e molto candidamente passi perché oggi è innegabile che questa cosa ci aiuta molto e devono essere di più. Sarebbe bello se fossimo di più, Tullio, a fare questa cosa, però. Purtroppo sappiamo come funziona. E allora, Emanuele, riferendosi alle tue immagini, dice sono un po' come entrare nella tana del bianconiglio ed è un po' la sensazione che ti dicevo prima di vera e propria fiaba. Quindi ci ritroviamo e se già due persone si ritrovano in questa cosa vuol dire che molto probabilmente è così. Emanuele, per esempio, uno di quelli che ha, al di là della sua capacità di scattare come i cecchini, no? Come i cecchini. Cioè, c'è gente che oggi parla quando poi apri YouTube, vedi macchine fotografiche, scegli, no? E vedi sempre quelli che bisogna uscire con 3, 4, 5 batterie, eccetera, eccetera. A Emanuele basterebbero i 6 colpi che c'è in una pistola a tamburo, no? E lui torna a casa con 6 fotografie, perché quando scatta lui è quello. Cioè, lui è un altro di quelli da cui bisognerebbe imparare che cosa significa scattare con un'idea, cioè scattare per dire qualcosa. Lui piuttosto è di quelli che non scatta. E quella è un'altra cosa che bisognerebbe studiare nei master e nei workshop di fotografia, no? La sua capacità. Oltre a questa, ha una capacità di lettura dell'intimo del fotografo che io non ho mai visto a nessun altro. E io sono di quelli che si definisce una persona che sa leggere, perché proprio sull'intelligenza emotiva, diciamo così, ci ho costruito tutta una carriera, tutta la mia vita. Quindi sono una persona che lo dico con un pizzico di presunzione, sono di quelli che è molto attento ai particolari e agli altri, no? E alle emozioni. Emanuele è uno di quelli che andrebbe veramente studiato all'università, perché ha questa capacità che per me è unica. Unica. Dice però che ha il braccino dell'analogico, quindi molto probabilmente sarà anche quello. Ma A cosa limitarlo dietro? nel. No, l'abbiamo perso in no. Sta tornando, ragazzi. Così completiamo. Se avete altre domande, inseritele, se no, vediamo ecco di dare Santi una Dio, giusta chiusura a eccoci. questa puntata. Ok, No, Tullio. eccoci. No, Ma diceva che ha l'ultimo. il braccino dell'analogico, forse è questo a limitarlo. Degli Lui scatti. è una persona che davanti si mette l'armatura della modestia, nel senso che è una persona estremamente modesta, però in alcuni momenti non dovrebbe esserlo. Tipo, deve imparare ad accettare i complimenti quando gli vengono fatti in maniera sincera, e questa cosa è un suo grande difetto. Direi no, Tullio, che possiamo riunire il tutto in quello che è un po' il concetto, no, di individualità, però visto anche nel collettivo, no? Nel senso, dobbiamo essere capaci oggi di collaborare o comunque riflettere con altri, senza però escludere il fatto che noi siamo individui e che siamo umani tutti e abbiamo la capacità di poter in qualche modo comunicare quello che abbiamo dentro e farlo in maniera trasparente. Credo oggi sia. Questo è quello che è venuto maggiormente fuori è quello che poi insegue F4 nel suo primario intento, nel suo statuto artistico. Assolutamente sì. Per me veramente ha senso parlare di community se la community ha l'opportunità di parlare e di esprimersi, altrimenti no. Non è un caso che
da quando abbiamo costruito questa community, le nostre foto sulla pagina non ci sono. Perché sono, come tutte quante le altre, al vaglio quotidianamente del pugno in pancia che ti racconta una foto, piuttosto che sempre le mie. Cioè, io non posso. Allora, anche lì, se io parlassi di fotografia facendo vedere sempre le mie fotografie, sarei soltanto un presuntuoso, o comunque darei un'unica lettura a una cosa che un'unica lettura non ce l'ha. Cioè, io questa cosa per me è fondamentale. Per me è fondamentale. Io non posso saper raccontare tutto. Io posso saper raccontare il mio stato d'animo, i miei umori, le mie sensazioni, le mie debolezze o i miei limiti, non quelli di qualcun altro. Ed è bello così, questo vuol dire fare arte e fare fotografia, quindi sì, abbiamo dato Grazie. oggi un bel messaggio Tullio. Direi anche qua, ovviamente c'è anche il messaggio di Nicoletta, riferito al rock, al suo modo di comprendere questo nuovo processo di entrare a contatto con la fotografia, e lei anche dice che giustamente nasce per questo F4, per mettere in contatto persone che hanno voglia di approfondire, di entrare a fondo delle cose, quindi sicuramente questo è anche importante. E poi direi, vabbè, Nicoletta dice, negli scatti tuoi c'è la tua anima, ma di questo ne abbiamo ben raccontato e ben discusso durante tutta questa bellissima Grazie. diretta. Tullio, direi di salutarci, mi piace salutare, no, con tre autori contemporanei o storici che ci vuoi consigliare da guardare, e poi soprattutto dici come raggiungere F4, perché non l'abbiamo detto, no, come si fa a entrare al contatto della community. Allora, guarda, come autori contemporanei, tu sai che io ce lo siamo detti prima, magari se qualcuno ci vorrà di nuovo insieme, ci vorrà riunire, spiegherò bene questa cosa, ma in realtà sai che io amo di più i contemporanei, no? Non perché non ami i classici, o perché non li studi, o perché non li apprezzi, tutt'altro, tutt'altro. Quindi ti dico, Luca Bernardini, te lo dico, te lo metto al primo posto. Ok. E tra l'altro non se lo caga nessuno, nel senso che è veramente uno street photographer che lo fa con la vera voglia di fare lo street photographer, la vera voglia di raccontare e raccontarsi. Quindi per me è un esempio, uno che apprezzo quotidianamente e invito tutti quanti ad andarlo a seguire, perché per me è veramente un portento. Poi ti posso dire, qui te li metto ex aequo, Ok. 339 Fenauti, e poi ti dico Alex Webb. E questo Ok. per me è la somma capacità di saper dare ordine al caos. E lui, secondo me, il caos c'ha in testa. Eppure nelle fotografie lo sa ordinare. Per me è uno di quei. Ecco, se parlassimo di cinema, per me Alex Webb è Kubrick. Ok. Per me è un genio, appunto. Poi voglio dire, in privato, chi vuole sapere che cosa intendo nel dire questo, lo dico. E poi, come trovare No, F4? Allora, basterebbe, ci dovrebbe fare un'altra, ci dovessimo, dovremmo fare un'altra live per ampliare questo sì, a discorso. voi. Ma so che tu hai compreso cosa voglio dire, perché insomma, Certo, qualche chiave di lettura te sì. l'ho dato fuori Poi per onda. questo non l'ho voluto approfondire, perché so cosa voglia dire introdursi dentro a questa cosa. E poi sai che io sono una persona che va a lungo, sono un po' prolisso, lo so, dai. Vi chiedo scusa anche di questo. No, no, ci Come siamo divertiti oggi stasera, quindi son contento. trovare F4? F4 si trova, allora, su YouTube, come F4, ovviamente, F4.0, oppure Tullio Cesario, o Progetto Noa, tanto tutto quanto poi vi riporta sul canale di F4, che è quello che parla di street photography. Poi su Instagram F4.0 con l'hashtag F4, siamo lì, siamo tutti quanti street photographer, parliamo solo e esclusivamente di street photography, e anzi seguiteci, perché ne vedrete delle belle.
E come dice Luca Mastrangelo, un mio idolo interista, perché sono interista, ognuno ha i suoi Ok. difetti. No, dicevo, non so perché nomina. Ah, no, anche io sono interista, quindi mi trovi, vai. Lo Capisco il personaggio. capisci che se tu parli di quel genere, perché le mie fotografie dicono quello, cioè perché sei interista? Cioè, se io non fossi interista non sarei cresciuto triste. Però, cioè, è Ok. un altro Oh. discorso questo molto ampio, però Cioè, come voglio dire, dice, per ora ci sta andando anche troppo bene, devo dire. teniamo sempre le dita incrociate, e come dice Luca Mastrangelo, iscrivetevi, clic, 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 clic. Sì, no, direi che possiamo concluderla qua, Tullio. Noi ringraziamo ovviamente chi ci ha seguito in diretta e in differita, perché chi ci ha seguito in differita avrà ovviamente subito i contatti nella descrizione di Tullio e del blog, tutti i principali collegamenti che possono tornarvi utili, una breve descrizione. Come sempre troverete poi tutto quello che vi può servire lì e la cosa che vi posso consigliare è ovviamente andare a vedere tutti i video di Tullio che ha realizzato nell'ambito street e soprattutto la sua community che già da ora è disponibile e pronta ad accogliere le vostre immagini, quindi mettetevi sotto perché è ora il momento più adatto per mettersi in gioco, perché poi il tempo scorre e diventa poi complicato entrare dentro sistemi che non ci appartengono. Il mondo è così in evoluzione, in velocità, che diventa da un giorno all'altro più difficile fare cose che sembravano prima quotidiane e che poi diventano obsolete, quindi mettiamoci in gioco finché ne abbiamo la possibilità. Ti ringrazio Dullio, è stata veramente una serata Grazie fantastica e spero di poterci rincontrare poi in seguito per altri appuntamenti. a te. Assolutamente sì, non vedo l'ora. Grazie ancora. A presto e ci rivediamo, siete su The Street Rover, quindi ci rivediamo lì con tutti gli altri contenuti e a presto. Alla prossima settimana con l'analisi delle fotografie del Dylan Street Photo Festival e il racconto delle varie serate, quindi ci sarà anche lì molto molto da dire. A presto, ciao Rovers. Ciao, ciao.